Buonasera, ringrazio vivamente il professor Bertram e il professor Barone per questo invito assai gradito. Ringrazio il professor Settis per l'introduzione e mi riallaccio a quanto ha detto in apertura. Effettivamente la dialettica tra il reale e il virtuale, se applicata al mondo dei beni culturali fruiti nei musei o comunque accessibili al pubblico, è una delle più vivaci e delle più interessanti, poiché tutti avranno avuto esperienze analoghe e le ricorderanno, proprio all'esordio delle tecnologie, che ormai non sono più nuove, ma allora lo erano negli anni 90, che consentivano l'acquisizione e la disseminazione di incredibili patrimoni e tesauri di immagini, avevano fin da subito instillato il dubbio se l'accessibilità dell'immagine potesse risolversi in un calo del desiderio, per così dire, nei confronti degli originali, danneggiando quindi un approccio diretto. Negli anni credo che siamo pervenuti tutti alla conclusione che non è così e che anzi il distribuirsi attraverso tutto il pianeta da postazioni private accessibili 7 giorni alla settimana e 24 ore al giorno di questi ormai crescenti nuclei di immagini può essere talvolta di invito, talvolta di sussidio e talvolta sì di sostituzione dell'esperienza personale, però nell'insieme il bilancio è molto positivo perché ci siamo accorti che la facoltà di accedere ai dati alfanumerici correlati alle immagini, ove naturalmente certificati e messi in rete in modo controllato, favorisce la comprensione, agevola la visita, invita al ripensamento successivo. Questo naturalmente non è sempre così. Nel campo dei musei stiamo anche assistendo, per esempio, ad un fenomeno che potrebbe essere temporaneo ed effimero, ma comunque interessante, quello dei selfie, perché da quando nei musei di Stato è stata liberalizzata l'esecuzione di immagini fotografiche con autoscatto, come si diceva una volta, l'esperienza di fruizione dell'opera d'arte è mutata. Adesso la maggioranza delle persone tendono a fotografare se stessi davanti all'opera d'arte, il che può creare qualche intralcio logistico nei casi dei musei molto affollati, ma anche uno strano modo di mettere a quel punto l'esperienza al servizio di una sorta di autobiografia per immagini che vede in primo piano il ritratto della persona protagonista dell'esperienza e in secondo piano l'opera d'arte alla quale l'immagine poi si estende. Quindi sono fenomeni in continua evoluzione e interessanti. Personalmente ho accettato anche con particolare piacere questa opportunità di scambiare qualche riflessione perché sono coautore di un libro tanto velocemente stampato quanto velocemente dimenticato che si chiama per l'appunto Reale e Virtuale nel mondo dei beni culturali, scritto con un ingegnere che è stato negli anni il titolare di un'acquisizione sistematica di immagini nel Polo Museale Fiorentino attraverso il progetto DADDI e poi ha avanzato la sperimentazione acquisendo immagini ad altissima risoluzione. Immagini che permettono quello che prima veniva dal professor Settis ricordato, la navigazione, l'ingrandimento del dettaglio, si arriva fino alla scaglia, alla pennellata, utili per il monitoraggio delle opere, anche dal punto di vista conservativo nel tempo, ma anche in qualche modo garanti di una disseminazione qualitativamente più che accettabile delle immagini. E quindi con questo abbiamo anche messo in campo mostre virtuali che hanno toccato da Pistoia a Tokyo, da Kyoto a Guam, quindi la sfera davvero dei contatti si è molto ampliata. Dunque nel libro e fatalmente anche nella vita la mia parte è quella di chi sta con la materia, di chi sta con il reale, non perché il virtuale, come ho appena finito di dire, non sia uno strumento straordinario e consenta anche di travalicare frontiere che l'occhio umano, a meno che non ricorra al microscopio, talvolta non può superare, ma perché è sul reale che si fonda l'esistenza stessa dei tesori d'arte di cui siamo responsabili o che andiamo ad avvicinare e a godere. E di questo mondo reale la materia è l'elemento costitutivo. Banale, si dirà, certamente. Ogni storia potrebbe cominciare quando si parla di opere d'arte, specialmente del passato, e a quelle mi fermo perché quando si entra nella modernità e si travalica poi la frontiera del contemporaneo, si entra in un ambito in cui le materie hanno altri ruoli, altre presentazioni e usi. Ma per attenersi all'arte, diciamo, della modernità che si arresta alle soglie del Novecento,
Tutte le storie delle pitture su tavola potrebbero cominciare, anche se si parla di una croce dipinta di Giotto, come comincia il Pinocchio di Collodi. C'era una volta un pezzo di legno. Questo è l'inizio di ogni storia di pitture su tavola, così come potremmo estenderla al c'era una volta un pezzo di marmo, anche quando si tratta poi di uno capolavoro di Michelangelo. Dunque la materia come elemento costitutivo, la tecnica o le tecniche come modo attuativo della ispirazione dell'autore e una casistica, quella che vi presento, un po' provocatoria. Ho scelto cioè di rappresentare le materie non nei loro aspetti più scontati, che poi scontati non sono mai perché bisogna metterle alla prova, e apro solo un inciso, alla durissima prova che fu l'alluvione di Firenze del 1966, alcuni quadri su tavola di grandi maestri reagirono molto male, perdendo il colore e deteriorandosi addirittura l'imprimitura, alcuni quadri di maestri considerati mediocri, faccio un nome per tutti, Neri di Bicci, ne uscirono meravigliosamente integri, segno che la tecnica e la bontà dei materiali in quel caso avevano sconfitto anche il disastro naturale. Ma a parte questi casi abbastanza ovvi, ho scelto invece una rapida carrellata di immagini che ci porta all'interno di una casistica ben diversa, laddove la materia domina, ispira, condiziona e danneggia. Ecco il primo riferimento, che ecco questa buona idea, grazie, benissimo, che è il lapislazzuli, materiale delle arti applicate, ma anche, come presto vedremo, della pittura e non soltanto, che ha origini naturali. Si tratta di una pietra semipreziosa la cui presenza risale al quinto millennio avanti Cristo, già nelle tombe faraoniche d'Egitto, e che è uno dei materiali più pregiati in assoluto che abbiano avuto impiego nelle arti e nelle arti applicate, perché è certamente noto a tutti che se ne possono ricavare oggetti di fiabesca bellezza, e questo è il vaso disegnato da Bernardo Buontalenti per il Granduca Francesco de' Medici nel Museo degli Argenti a Palazzo Pitti, attorno al quale l'anno prossimo avrà luogo una mostra che vi invito a visitare, dedicata al lapislazzuli, e che vede collaborare il Museo degli Argenti con il settore mineralogico del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze, proprio perché si partirà dalla pietra e andremo avanti con i manufatti. È chiaro che la dimensione stessa di questo vaso è così ragguardevole, fa pensare a un grosso pezzo importato attraverso Venezia. Venezia era il centro di smistamento dei materiali più preziosi che venivano da Oriente, oltre che di infinite arti applicate, e il commercio dei lapislazzuli veniva poi gestito su base locale da organizzazioni tra le quali a Firenze almeno eccellevano i frati ingesuati. E macinando il lapislazzuli si ottiene, con un procedimento molto complesso e laborioso, il blu che si definisce oltremare naturale, oltremare genuino. Ed è dunque un colore costosissimo, sia per il costo della materia prima e sia per i procedimenti che erano necessari in epoca preindustriale per trarne il colore. Questo che mostro è il dittico Wilton, forse uno dei dipinti più blu del gotico d'Europa, un trionfo di blu nella Madonna, nel Bambino, negli angeli del Paradiso, poiché il blu è un colore di cui certo non sto a sondare e a spiegare le valenze simboliche, ma è certamente il colore che evoca lo splendore profondo del Paradiso più alto. E Cennino Cennini, nel suo memorabile libro dell'arte del 1400 circa, in cui definisce per secoli a venire le procedure per ottenere le materie prime, parla di un lunghissimo procedimento in cui il minerale va macinato, mescolato con cera, resine, oli, avvolto in un panno, impastato con lisciva e poi trattato a più e più volte fino a che la polvere non si deposita sul fondo della soluzione. Ciò che resta è un materiale incolore con poco blu, utilizzato comunque anche quello. L'uso del blu
nei dipinti, parliamo sempre di epoche che non travalicano il XVIII secolo, andava concordato con il committente, poiché trattandosi di un materiale costosissimo, il pittore doveva o anticipare a proprie spese l'acquisto o addirittura farselo comprare dal committente. Sappiamo di liti con committenti avveduti e forse anche un po' tirchi che volevano lapislazzoli di seconda qualità, più grigiastro, e di pittori che hanno insistito per avere il migliore. Questo che mostro non sembra tanto blu in questa, sembra addirittura in questa luce un po' troppo forte, un'installazione d'arte contemporanea. In realtà è la grande e bellissima galleria di Luca Giordano in Palazzo Medici Riccardi, voluta dai Marchesi Riccardi, che mostro perché c'è tanto blu, e quello lo si percepisce soprattutto laddove il lapislazzuli è più puro, l'oltremare naturale più profondo, ma soprattutto è legata a un aneddoto che ci parla del suo garzone. Il garzone che Luca Giordano, detto Luca fa presto per la sua destrezza e velocità, si era portato dietro da Napoli, pare che si facesse ricco strizzando le spugne che usava il suo maestro e poi setacciando il deposito in fondo ai secchi dell'acqua e rivendendo la polvere di oltremare naturale che gli rimaneva. Dunque, ogni volta che in un dipinto vediamo, e sappiamo magari da indagini opportunamente svolte, che si ha di fronte oltremare naturale e quindi lapislazzuli macinato, va considerato l'investimento che il dipinto stesso aveva comportato. E quando non si poteva investire? Quando non si investiva si andava avanti con altri espedienti, ed ecco che il mare per secoli, prima dei macchiaioli, il mare è verde. Qualunque sia il suo colore naturale, grigio se tempestoso, blu se sereno, purpureo se lo vediamo attraverso gli occhi d'Omero, verde doveva essere, perché naturalmente il pigmento era molto più accessibile. E quindi tutte le acque, gli specchi d'acqua della pittura antica prendono un qualcosa di fluviale, come questa veduta dell'Arno in una giornata serena può forse suggerire. E già che siamo a parlare dell'Arno, passiamo ad un altro materiale che proprio dalla valle dell'Arno ha origine e che tra i suoi vari nomi, essendo una pietra alberese, viene chiamato anche lineato d'Arno o più frequentemente pietra paesina. È una forma di materiale calcareo, marnoso, che si forma non in cave, ma in maniera casuale lungo il bacino dell'Arno, e quindi ogni ritrovamento è puramente occasionale, per quello forse anche più apprezzato, che per peculiarità della pietra ha questi disegni creati da quelle che, cito, sono soluzioni mineralizzate in ferro e manganese, con effetti che sembrano città diroccate, mari, solitudini desertiche e via dicendo. Quale moda insorge ai primi del Seicento, quando, non a caso, prendono il via i generi nella pittura, e tra i generi la natura morta, la bambocciata, la caricatura, il paesaggio e il paesaggio bizzarro? Beh, diventa il fondale di evocazioni mitologiche o storiche o di genere, in cui l'aspetto geologico della pietra suggerisce ambientazioni spesso catastrofiche o comunque suggestive. In questo dell'Istituto Nazionale di Studi Etruschi è in deposito da qualche anno presso l'Opificio delle Pietre Dure, che ha fatto incetta, per così dire, delle collezioni granducali provenienti da questo filone tanto amato e capriccioso quanto in realtà breve. Ho fatto qualcosa che non dovevo fare. Grazie. Ecco, provo ad andare avanti. Filippo Napoletano, come vedete, autore che veniva dal sud ma che fu amatissimo da Cosimo II, si è quasi specializzato in questo genere di pittura su pietra, che ha i fondali più diversi ma che di volta in volta suggerisce al pittore come trattare la solitudine desertica in cui si ambienta la scena tratta dall'Orlando Furioso. Qui invece, facendo onore al suo nome, il lineato suggerisce il ritmo delle onde sul quale si svolge la battaglia navale. Questo materiale suggestionò, devo dire non poco, Neruda, esule a Firenze nel 1951, che in quell'anno scrisse una poesia dedicata per l'appunto alla pietra paesina. Siccome si legge di rado, perdonerete se la leggo, forse tornando indietro ancor più adatto al dipinto precedente. Macchie arancione, d'ossido, vene verdi sopra la pace calcarea, che la schiuma batte con le sue chiavi o l'alba con la sua rosa.
Sono così queste pietre. Nessuno sa se uscirono dal mare o al mare tornano. Qualcosa le sorprese mentre vivevano, nell'immobilità si spensero e si costruirono una città morta. Una città senza grida, senza cucine, un solenne recinto di purezza, forme pure, cadute in un disordine senza resurrezioni, in una moltitudine che perse lo sguardo, in un grigio monastero condannato alla verità nuda dei suoi dei. Dunque anche il materiale da solo è stato foriero di ispirazione poetica, così come in passato di ispirazione artistica. E naturalmente, già che di opificio delle pietre dure si è parlato, non si può non far cenno alla capacità condizionante dei marmi policromi e delle pietre semipreziose nel caso del commesso lapideo fiorentino, e qui ne mostro un esempio trionfale progettato da Jacopo Ligozzi, pittore veronese al quale è stata dedicata una mostra fino a poco fa in Palazzo Pitti, che è stato progettista di ricami, pittore, decoratore e quant'altro, e ha trovato forse la sua vocazione più alta, dopo il disegno naturalistico nel quale ha raggiunto punte eccelse, nella preparazione di progetti per tavoli in pietra dura. Ma Ligozzi non era solo il progettista. Ligozzi, a quanto ci dicono i documenti, faceva anche da sceglitore, e questo è l'elemento chiave. Lo sceglitore è un mestiere che addirittura nel 600, entro l'opificio delle pietre dure di allora, cioè la galleria dei lavori granducale a Firenze, è un mestiere a sé, perché lo sceglitore deve far da congiunzione tra il progettista, che ha di solito preparato un disegno acquarellato o un dipinto a olio preparatorio, e il tagliatore, che poi crea la lastrina e in quella ricava la forma voluta. E lo sceglitore quindi ha un ruolo chiave per individuare quei pezzi di pietra o di marmo che avranno quella risposta cromatica, quella sfumatura, quella intonazione, che sapranno prestarsi a trasporre in pittura di pietra ciò che prima era pittura su carta o su tela. E da dove sceglieva lo sceglitore? Lo sceglitore sceglieva da quelle ampie riserve che sono arrivate fino ai nostri giorni e che caratterizzano appunto l'eredità ricevuta dall'opificio delle pietre dure rispetto alla galleria dei lavori granducale. Ho combinato qualcosa di definitivo. Non so come ho potuto con un semplice telecomando. L'ho oscurato. Fantastico. Vediamo se lo riattivo. Ecco. Quindi qui devo dire, in un pittoresco disordine che non è più tale perché poi il cortile è stato riordinato e le pietre sono state catalogate, ma io amo talmente tanto questa immagine prima del riordino che ho ritenuto di condividerla con voi per far presente che da queste riserve, nell'arco di parecchie imprese di restauro, di commesse in pietra dura, sono stati attinti i materiali con cui effettuare le reintegrazioni delle lacune, ritrovando lo stesso pezzo da cui erano stati tratti gli originali. Quindi il valore del tramando della materia, che qui veniva tesaurizzata e viene tesaurizzata fino all'ultima scheggia o scaglia o briciola, è proprio nel permettere una continuità assoluta di creatività. Dalle pietre a un materiale pure prezioso, ma di natura organica, e qui chiedo che si vada avanti senza il mio intervento per non aggravare la situazione. Ecco, un po' a sorpresa, forse, una Madonna di scuola francese in avorio. Parliamo di un materiale organico, ma trattato appunto nelle arti con grandi esiti anche importanti, non solamente per piccoli oggetti, ma per opere di un certo impegno. Nel XIII secolo, da Oltralpe giunsero e si diffusero per tutta Europa molte di queste Madonne, consentendo anche, naturalmente sto schematizzando molto, mi perdoneranno i colleghi se semplifico una storia che è molto più diramata e complessa, ma consentendo un diffondersi abbastanza rapido e capillare di un avanzato stile che noi definiamo gotico, e in particolare del gotico francese. Qual è la caratteristica, o così almeno ci insegnano nei seminari universitari, che in qualche modo è distintiva di questo periodo, di queste statue, di queste piccole creazioni o grandi creazioni? È l'enchement. Quella inclinazione soave della figura, quel modo di porre l'anca
inclinata in modo da sostenere, nel caso della Madonna, il peso del bambino, e comunque creare una curva armoniosa e graziosa che contraddistingue le opere francesi, ma non soltanto. Se vediamo la prossima, l'abbiamo assai vicina, si tratta della Madonna di Giovanni Pisano, che fu commissionata dal Duomo, dalla Cattedrale, nel 1298 circa, forse in preparazione del primo giubileo della storia, perché avrebbe dovuto essere un apparato d'altare molto ricco e complesso, di cui facevano parte due angeli e altri due pezzi che non abbiamo più. È rimasta questa Madonna, pure in avorio, che come sappiamo bene, appunto, dimostra l'attenzione con la quale Giovanni Pisano si adeguò a modelli d'Oltralpe. Ebbene, per l'uno e per l'altro e per la numerosa altra casistica che potremmo proporre, non c'è dubbio che ha la sua importanza il materiale di partenza, che potremmo vedere nella prossima immagine, e che è la zanna. Che sia d'elefante, che sia di tricheco, che si tratti di un'altra forma ossea, è indubbiamente quella curva che ha qualche influenza proprio nel trattamento. È positivista e riduttivo portare l'elegantissimo arrangement delle Madonne francesi all'andamento della zanna? Certamente ha i suoi limiti, incorre nelle sue banalità, è tuttavia molto suggestivo, se si considera soprattutto come nell'arte orientale si sia percepito in più tempi e in più manufatti, prego la prossima, esattamente la valenza che il materiale suggeriva, sia trattato in orizzontale, avanti la prossima, e sia trattato in verticale, con questa arte cinese del secolo scorso, che tuttavia ripete modelli consolidati e che ripete appunto proprio l'andamento fedelmente del materiale in questa divinità soavemente inclinata. E così tanto l'enchement, chiamiamolo così, indotto o comunque agevolato e suggerito dalla zanna, è entrato nella filiera creativa che, lo vediamo nella prossima, perfino una scultura lignea ripete quell'andamento quando probabilmente non ce n'è alcun bisogno. Per non parlare, ancora avanti, sempre restando tra l'eburneo e l'osseo, della grande importanza del formato e dell'andamento reso possibile da questi segmenti ossei nella ricchissima produzione della Bottega degli Embriachi, che ha avanti qualche assonanza naturalmente con le sculture colonnari del gotico francese. Anche qui abbiamo di fronte elementi modulari a carattere spiccatamente verticale che si accostano in sequenza, dalla dimensione piccola e sontuaria, ricordando però la dimensione monumentale. Un altro caso del tutto evidente di governo dell'invenzione da parte del materiale, la vediamo nella prossima immagine, branche di corallo, avanti. Ed ecco, in arte cinese, convertita la forma Y delle branche in due figure divergenti. Altri esempi tratti sempre dalle arti più preziose, la perla scaramazza. Ecco, un altro elemento di creazione artistica nel campo dell'oreficeria e della gioielleria, che comincia ad affermarsi alla metà circa del XVI secolo. Prima erano perle che venivano semplicemente scartate, poi, specialmente ad Anversa, negli antichi Paesi Bassi, gli orafi cominciarono a trarne ispirazione. E naturalmente, allora come oggi, è la perla scaramazza che governa l'ispirazione dell'artista e che detta legge, perché l'abilità dell'orafo è quella di riconoscervi una forma possibile, un'assonanza volumetrica ed estetica che gli consenta di costruire attorno una figura di senso compiuto. E così questo bellissimo gioiello del Victoria and Albert Museum vede protagonista una perla scaramazza grosso modo a forma di torace, attorno alla quale viene creato un tritone di pietre preziose e smalti. Così come accade nel prossimo, che è una delle galanterie gioiellate dell'elettrice palatina Anna Maria Luisa de' Medici nel Museo degli Argenti, dove questa perla fortemente irregolare diventa il corpo di una sorta di struzzo, che però impersona quello che nell'allegorismo di marca cinquecentesca fa di solito la gru, e cioè diviene l'allegoria della vigilanza. La gru, secondo i bestiari antichi, a cominciare da Plinio il Vecchio,
si organizza in modo che durante la notte lo stormo può riposare tranquillamente. Una delle compagne però vigila con una pietra in mano e nella zampa, e quando si profila un pericolo per le dormienti lascia cadere la pietra e tutte si svegliano e volano via. Dunque ecco il nostro struzzo vigilante, che nell'artiglio ha un rubino e che quindi prende addirittura un valore di monito e di suggerimento allegorico. E veniamo, dopo tanti materiali che hanno ispirato e dopo tante bellezze che sono state create intorno ai materiali o grazie ai materiali, a qualche problema che il materiale può creare. Abbiamo di fronte una delle manifestazioni più straordinarie e più belle della natura messa al servizio delle arti, il marmo apuano. Quel marmo apuano che è diviso in tante diverse tipologie, ma tra i marmi bianchi annovera l'ordinario, lo statuario e il bianco. Bene, tutti questi tipi diversi di bianco possono, e il blocco che ho scelto lo dimostra, avere delle vene. Vene o palesi, e in quel caso il marmo viene usato come tale, tenendone conto, vene occulte, che sono invece la brutta sorpresa che lo scultore si trova davanti nel corso della lavorazione. Faccio vedere soltanto due casi e mi avvio a concludere. Uno è un caso molto noto e lo tengo per ultimo, uno è un caso che credo invece di avere messo a fuoco personalmente, e vi prego di andare a vederlo perché ora vi dovete fidare, la diapositiva non trasmette tutta questa sottigliezza di sfumature. Immaginando che Luca della Robbia, in questa bellissima formella con Putti, cembalisti e cantori, abbia cominciato a lavorarla da destra verso sinistra, e questo è anche avallato dalla piena sporgenza del cembalo che l'ultimo fanciullo, se noi veniamo invece da sinistra come ci è più familiare, sta proiettando in avanti, che dà lo spessore della lastra da cui il rilievo è ricavato. Beh, se immaginiamo che abbia cominciato da lì, capiamo che si è imbattuto in una vena e che ha tentato di farne un elemento significante sul piano estetico. L'ha cioè incorporata in un panneggio, quel lievissimo panneggio che passa attraverso la metà del corpo del fanciullo cembalista ultimo sulla destra. E per un po' gli è andata bene, ma la vena ha continuato implacabile e obliqua e ha deciso di tenersi il blocco, lavorarlo così com'era, e quella vena nera attraversa panneggi e gambe di ben tre compagni di quell'angelo iniziale. Questo ha fatto Luca della Robbia. Non ha fatto così Michelangelo, quando ha trovato nel crocifisso, nel risorto con la croce che si apprestava a scolpire nel 1516 per Metello Vari, una vena che cadeva esattamente in pieno volto. Un tentativo di incorporarla lo ha fatto a sua volta, e quella vena viene ritrovata, essendo questo, io ci credo e molti ci credono, la prima versione del Cristo della Minerva, in seguito rilavorata e trasformata da altri, ma iniziata da Michelangelo, perché è proprio la vena nera descritta dal Vasari che lo indusse ad abbandonare il pezzo. Tentò di incorporarla nella piega d'espressione. Vedete che sul lato destro del volto, tra il naso e la fine dei baffi, c'è una profonda curva. Non è una profondità di spessore, è un nero di vena che però poi ritorna sul collo, ritorna sulla spalla e, implacabile anch'esso, attraversa il blocco e quindi la figura. E da lì Michelangelo non intese proseguire e l'abbandonò a quello che è stata poi la storia successiva di trasformazioni e adattamenti. E Michelangelo, perfezionista da par suo, ricominciò da capo. Vediamo quella che è l'ultima immagine, e questo è il definitivo Cristo risorto della Minerva, nel quale ha avuto la fortuna di non trovare alcuna vena o, come si diceva allora, pelo che guastasse l'integrità e lo splendore del marmo apuano. Questa brevissima rassegna, e scusate se è stata forse curiosa e rapsodica, ma credo che possa servire a corroborare l'importanza dei materiali. Si può smaterializzare quello che si vuole, si può rendere tutto virtuale, si può restituirlo attraverso scannerizzazioni e stampanti virtuali, ma il materiale vero è lì, ed è lì che dice la sua da quando l'artista vi pose mano secoli fa. Grazie.
Ringrazio molto Cristina di per averci richiamato all'importanza dei materiali con una documentazione così eloquente.